Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio parlare di posa qualità. No, non ho detto di fare una posa di qualità o della posa certificata, di quello ti ho già parlato. Posa qualità è un marchio al quale dovresti prestare molta attenzione, perché è un marchio che contraddistingue i serramentisti che vogliono lavorare bene. È una delle cose, uno dei pochi marchi fatti bene che c'è nel mondo dei serramenti. E ora ti spiegherò perché. Quando me l'hanno presentato al Bau di Monaco ormai 2 anni fa, io sono saltato dalla sedia e ho detto: ditemi dove devo firmare, perché è una cosa veramente, veramente seria, fatta bene. Non a caso, una delle cose più belle di questo marchio è che hanno aderito tutte le associazioni di categoria, quindi vuol dire l'associazione del legno, l'associazione del PVC, l'associazione dei serramenti metallici, tutte le altre associazioni come Confartigianato, Anfit, CNA, praticamente tutti, perché è una cosa molto molto seria, al contrario di alcuni marchi che hanno fatto delle aziende, quindi c'è chi decide che controlli farsi, poi si fa i controlli in casa e non ha nessun senso. Cosa succede con posa qualità? Succede che chi aderisce a questo marchio, che tu puoi andare a vedere all'interno del sito, chi è veramente consociato, andando in www.posaqualità.it, è sottoposto a lavorare con un tipo di posa in opera a norma UNI, che è la 11673. Diciamo che la UNI è una norma che ti dice come devi lavorare per lavorare bene, non è obbligatoria e quindi pochi ancora la utilizzano, la utilizza solo chi lavora bene. E chi lavora bene e usa posa qualità è un'altra cosa. Praticamente ogni 2 anni viene sorteggiato un cantiere dove un organo notificato esterno, quindi un laboratorio esterno, va all'interno di quel cantiere e va a fare una prova in opera dei serramenti. A me, quando mi hanno detto: cioè, tu puoi chiamare un organo esterno sopra le parti che ti viene a misurare se hai lavorato bene, ho detto: bellissimo. Poi non nascondo che il primo test che abbiamo fatto, che è stato l'anno scorso a novembre in una bella villa a Cesenatico, ero comunque preoccupato, perché non lo sai mai, perché tu pensi di lavorare al massimo bene, segui tutti i dettami, fai un sacco di corsi, studi continuamente. Però lì è un test di laboratorio fatto con delle termocamere, fatto con un blower door test, poi ti spiegherò come viene fatto con gli anemometri, e va a misurare esattamente la prestazione del tuo infisso. Quindi eravamo io e il mio capo officina, eravamo tutti abbastanza sia fiduciosi che emozionati che preoccupati, ma abbiamo passato il test con dei risultati veramente ottimi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu fai un lavoro da uno che aderisce a questo marchio di posa qualità, sai che è uno di quei lavori che può essere sorteggiato per fare questo test, e questo ti dà una garanzia che quell'azienda lavora bene, perché quando viene eseguito il test, se il test non passa, quell'azienda via esce dal marchio di posa qualità, e questa è una cosa molto molto bella. E ti voglio raccontare un attimo come si è eseguito il test. Sono arrivati degli ingegneri del laboratorio Legno Legno di Reggio Emilia. Sono arrivati in cantiere, avevano tutti i loro computer portati con il software, erano collegati a un sacco di sensori, hanno montato un ventolone che praticamente metteva in depressione una stanza dove era installato l'infisso che volevano testare, che loro hanno scelto per testare, e poi prima hanno fatto delle foto con le termocamere per vedere se c'erano dei problemi termici. Poi sono andati con un anemometro, che è uno strumento, una specie di microfonino che va a misurare la velocità del vento, quindi se c'erano dei flussi vicino ai giunti di montaggio o vicino al giunto tra infisso, tra anta e telaio, e hanno verificato che andava bene. Terzo passaggio, hanno acceso questo ventolone, l'hanno fatto andare fino a 50 pascal di pressione del vento e hanno misurato quanta aria entrava da quel serramento, che è il primo principio del risparmio energetico, come ti ho insegnato nel video sulla permeabilità all'aria, cosa fondamentale della quale se ne parla poco. Insomma, a farla poco lunga, in questo test bisognava arrivare a disperdere massimo 2 metri cubi di aria per metro quadrato. Noi in questo test abbiamo raggiunto 1,14, quindi quasi la metà del risultato che dovevamo ottenere. Ci hanno fatto anche molti complimenti, e sia io che Ivan, il mio capo officina, eravamo molto molto contenti. Quindi, quando scegli il tuo nuovo fornitore di serramenti, assicurati che abbia questo marchio, perché è molto molto importante per avere la certezza che lavori bene. E in ultimo, una cosa molto molto importante che ancora non ti ho detto: questo marchio ti dà 2 assicurazioni. La prima è quella che appunto che lavora bene, perché uno, se è lì dentro e non lavora bene, lo cacciano fuori. La seconda è un'assicurazione vera e propria, cioè chi è all'interno di questo marchio
può praticamente donare al suo cliente un'assicurazione di 5 o 10 anni, ma un'assicurazione vera, se non ricordo male, con Reale Mutua o comunque con una compagnia assicurativa, quindi con tutto il suo contratto nero su bianco, 5 anni di base, 10 anni con manutenzione programmata nel tempo. Nel nostro caso col servizio BeCare, www.becare.it, che è una cosa che ti ho parlato in un precedente video. Quindi la manutenzione dei serventi è importante quando c'è di mezzo un'assicurazione, anche l'assicurazione dicono sì, io te lo garantisco per 10 anni per qualsiasi cosa che è compresa dall'assicurazione, però tu qualche cosa gli fai a questo serramento, stessa cosa che succede per le macchine, se tu non fai i tagliandi le assicurazioni non sono valide. Comunque Posa Qualità è un marchio e un servizio che dovresti stare attento ad avere. Ciao e al prossimo video.